Calcoli errati sulla Tari 2017 per 1746 utenze non domestiche per 24 categorie su 32, maggiorate dal 12 al 17%. È un'anomalia tecnica dell'ufficio tributi, si scusa l'amministrazione comunale per aumenti non previsti, o almeno non così alti, perché l'assessore al bilancio aveva dichiarato alla stampa, illustrando la nuova Tari in una precedente occasione a fine marzo, che la tariffa sarebbe aumentata al massimo del 3% con modalità differenziate per le varie utenze. L'errore di calcolo ha comportato un aggravio di 210.698 euro. Il comune corre ai ripari annunciando per quelle utenze malcapitate una rateazione del pagamento in 6 rate invece delle 4 previste, con le ultime 2 in scadenza nel 2018 a febbraio e maggio. Rettificare ora gli importi delle cartelle pazze non è possibile, chiarisce in conferenza stampa Pino Valente, perché il bilancio di previsione è stato approvato a fine aprile, anche se con i calcoli errati. L'amministrazione comunale promette il vice sindaco farà un nuovo provvedimento per far recuperare alle 1746 utenze non domestiche l'esborso maggiore, magari scalandole dalla Tari 2018. Tutto il servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti col porta a porta costa alle casse comunali 4.847.823 euro. La scusa sincera da parte dell'amministrazione comunale, la volontà di porre rimedio con 2 provvedimenti. Uno immediato, che è quella della dilazione di pagamento, e l'altro con la tariffa 2018, dove interverremo sicuramente a favore di queste persone che hanno avuto questi aggravi non voluti dall'amministrazione. Intanto comunque c'è stato un aumento della Tari. Allora, l'aumento sì, rispetto al 2016 c'è una variazione complessiva, quindi da 4.700.000 a 4.800.000, quindi circa 120.000 euro in più rispetto all'anno precedente, dovuto uno per una normativa nazionale che ha incrementato il fondo rischi su crediti, quindi è una normativa nazionale che devono rispettare tutti i comuni italiani, e l'altro perché, come tutti i cittadini sanno, la raccolta differenziata è entrata in vigore soltanto da metà maggio 2016, quindi nel 2017 è il primo anno di piena vigenza della raccolta differenziata, quindi anche i benefici li vedremo sulla tariffa 2018, questo lo avevamo specificato bene in campagna elettorale.